Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Celebriamo, li sappiamo, qui, la memoria liturgica di Sant'Antonio da Padova. Siamo adesso sul suo altare celebrando questa Santa Messa. Come sapete ci sarà anche la benedizione del pane di Sant'Antonio, poi rivedremo insieme il miracolo che è nato questa devozione. La lettura che abbiamo ascoltato, la prima soprattutto, è molto adatta alla celebrazione che stiamo vivendo, perché ci ricorda l'episodio molto forte della contesa tra Elia, che è rimasto l'unico profeta di Yahweh del popolo di Israele, con i 400 profeti di Baal, che era un idolo, ma in realtà noi sappiamo, non vi spaventate, che Baal è il nome di uno dei demoni, che tra l'altro è di quelli abbastanza potenti. Quindi c'era una situazione in Israele di profonda corruzione, la stragrande maggioranza delle persone erano taciti adoratori del demonio, arriva soltanto Elia, fanno questa sfida, no? Vediamo quale Dio accetta il sacrificio, fa scendere il fuoco dal cielo, abbiamo sentito l'episodio, no? Addirittura con tutta quell'acqua messa sopra l'altare, immediatamente Dio manifesta il suo potere e fa ardere questo sacrificio. Cosa significa questo fatto? Significa che il profeta è colui che parla in nome di Dio. Grande oratore di voi, sapete che è forse considerato il più grande predicatore di tutti i tempi. Penso che tutti quanti sappiate che la lingua di Sant'Antonio si custodisce incorrotta nel santuario, perché quella lingua ha toccato molti, molti cuori. Sant'Antonio nacque, come se non ricordo male, lui era frate agostiniano e poi conobbe San Francesco il suo carisma e chiese di diventare frate minore. Voi sapete che Sant'Antonio veniva da nobile famiglia, molto nobile, anche molto autolocata, quindi andare a vivere con San Francesco ai primi tempi di San Francesco non era come oggi, a tutto rispetto per i frati, insomma, era una vita austerissima, rigorosissima, insomma, poverissima e molto molto penitente. Lui però si distinse subito per questa sua grande arte oratoria. Voi sapete che San Francesco aveva un meccanismo, quello di predicare il Vangelo in maniera semplice nelle città. Voi sapete che in quel periodo storico, a cavallo dalla fine del XII e inizio del XIII secolo, se vi ricordate la storia, si stava vivendo un cambio epocale, perché si passava dal feudalesimo, dalla vita quotidiana nelle campagne, fuori, intorno al monastero, ai comuni, quindi alla vita nelle città, emerse la nuova classe della borghesia, come di San Francesco, che era un mercante di stoffa, quindi una nuova forma, diciamo, di vita completamente inedita. Noi oggi siamo abituati che ci stavano le città, ma prima non era così. E lo Spirito Santo suscitò proprio in San Francesco questo carisma di portare il Vangelo nelle città, facendo una predicazione itinerante, quindi andando in giro di città in città, portando il Vangelo. E qual è il compito del profeta? Il profeta è molto molto semplice. Ecco perché deve predicare semplice. Il profeta deve far capire alla persona se lui sta vivendo in comunione con Dio oppure no, perché molte persone non vivono in comunione con Dio, ma non se ne rendono conto, d'accordo? E quindi lo scopo di colui che parla a nome di Dio è di provocare la conversione. La conversione cosa vuol dire? Prendo coscienza che anche se magari sto in buona fede, però non è che sono tanto vicino al Signore, comprendo e capisco la mia salvezza dipende dall'andare vicino al Signore e quindi decido di cambiare vita. Ecco, su questi i francescani erano molto molto bravi, ma erano anche molto molto forti. La predicazione di San Francesco, qui anche, è stato un grande predicatore, qui dentro è mio omonimo, qui ci ha predicato San Donato da Porto Maurizio, per cui vorrei soltanto che sta zitto e non mi dico. San Donato da Porto Maurizio è stato un grande francescano anche lui, ma la predicazione dei francescani era facile, era semplicissima. Quando loro parlavano, ci andavano a volte abbastanza forti, cominciavano, Sant'Antonio per esempio era famosissimo, a stigmatizzare i peccati più diffusi durante il loro tempo. Per esempio, in un ambiente in cui predicò Sant'Antonio, penso che sappiate, era diffusissima purtroppo quella brutta piaga dell'usura. Se andate a leggere alcune prediche di Sant'Antonio contro l'usura, che ce ne aveva davanti, senza nessuna paura, ha detto delle parole al fulmicotone. Quindi andavano dritti con la spada a toccare queste cose e a dire: senti un po', cerca di farla finita, perché se non la pianti non incontro il giudizio di Dio. Se ti converti è al confessionale e cambi vita. Questa era proprio la genuina predicazione francescana.
Sant'Antonio era moltissimo, aveva una cultura straordinaria, tanto è vero che ebbe qualche difficoltà con San Francesco, perché San Francesco voleva i frati grandi, solo che Sant'Antonio era un pozzo di scienza, ci ha voluto un pochino di Spirito Santo, insomma, no? Perché San Francesco c'era quello che diceva, se fosse questi frati diventano tutti quanti dottoroni, poi non vogliono più vivere la povertà, c'era paura. Poi grazie a Dio ho preso meno male che non c'era da avere paura, perché è stato un grandissimo dono della Chiesa, perché la sapienza è una cosa buona quando è accompagnata con umiltà, e Sant'Antonio era umilissimo. Il miracolo che devo celebrare, sapete che è collegato, la benedizione che stiamo per fare adesso con l'Unia, sapete che è collegata al piccolo Natalino, questo bambino di 20 mesi, che a un certo punto la mamma un pochino un po' per aria, l'aveva lasciato incustodito questo cascava dentro una bacinella piena d'acqua, e quando la mamma è tornata ha trovato i piedi del bambino fuori da te e si era negato. Chiese subito a Sant'Antonio la grazia di fargli vedere il bambino, promettendo che se avesse fatto risorgere il bambino avrebbe dato tanta quantità di pane quanto era il bambino ai poveri. E così avvenne. E da allora è nata questa pia tradizione, questo sacramentale, che si benedice il padre di Sant'Antonio, dopodiché parte se la distribuisce, facendo lasciare un'offerta, e quell'offerta viene integralmente rivolta ai poveri. Quindi è un sacramentale, quindi cosa è un sacramentale? Mangiare il pane benedetto con fede produce dei benefici spirituali nella nostra anima. Questo è sicuro, questo qui, grossi. Ed è adesso legato anche questo gesto di carità. Ecco, adesso lo compiamo, ma noi dobbiamo pregare il Signore che ci mandi sempre qualcuno che ci parli e bene in suo nome. Io anche, per grazia di Dio, conosco persone che ascolto, vive, sono dei grandissimi predicatori, sono molto molto bravi, e che a me anche aiutano a crescere nella fede, perché capite, pure il Papa una volta l'anno fa gli esercizi spirituali, e al Papa va a predicare, va a un prete, un vescovo, qualcuno, il Papa sta zitto, buono, seduto al banco suo, e si sente esercizi spirituali, perché tutti noi, quindi anche chi ha il compito di predicare, non è il Padre Eterno, però, perché predica, ha bisogno anche lui di ricevere, quindi dobbiamo tutti quanti pregare il Signore che non ci faccia mai mancare chi ci parla autenticamente in suo nome, chi ci aiuta, d'accordo? Chi ci fa crescere, però, chi ci fa veramente, insomma, elevare. Questo è un dono da chiedere al Signore, perché avere chi ti parla e chi edifica è una grazia grande. Io ho ascoltato tante di persone, ne conosco due, tre, che quando li ascolto veramente mi edificano tanto, cioè, e guardate che alcune cose, non voglio fare nomi, insomma, perché non voglio uscire, ma vi dico che alcune cose che ho ascoltato, cioè, alcune persone che mi hanno predicato, che ho sentite 10-15 anni fa, mi ricordo come le sentite ieri, quando qualcuno veramente ti tocca, quelle cose ti scendono nel cuore, ti trasformano interiormente e te le ricordi e ti cambiano dentro. Dobbiamo chiedere al Signore, che questa è una grazia grandissima questa. Sapete che quando il Signore non ci manda nessuno che ci parla nel suo nome, o non ce lo meritiamo, sapete che fece Sant'Antonio una volta, ma sapete la storia? Lo racconto sempre, a proprio San Michele, non lo volevo fare, a ogni festa di Sant'Antonio, davanti alla storia di Sant'Antonio c'era una cara parrocchiana che ci metteva l'acquario con un pesciolino dentro che girava intorno. Io ero andata subito, io prima ero stato là, dico, che è questo pesciolino qua? Dico, come non lo serve dentro di Sant'Antonio? Dico, no, non lo ricordo, che è successo? Era successo, non mi ricordo se era andato in una città sulle rive dell'Adriatico, non so se Rimini o qualche posto del genere, però potrei sbagliarmi, c'era la predica di Sant'Antonio. Non c'è andato nessuno, sì. Voi capite che una volta non eravamo, io stasera mando l'omelia su internet, è subito 300 visualizzazioni, non c'è niente, schiacci un pozzetto al computer a casa tua. Allora dovevi andarli a sentire, no? E c'erano i pulpiti, c'era uno qua, pulpito, chi l'ha tolto, non so che, ma facciamo perde, e si metteva a predicare il pulpito e tu sentivi la prete, non c'è andato nessuno. La cosa mi ha fatto gravissimo. Allora Sant'Antonio, per far riflettere abitanti di quel posto, se n'è andato sulla spiaggia e si è messo a predicare ai pesci.
il Vangelo. E i pesci hanno cominciato ad emergere dall'acqua, a boccheggiare, a uscire fuori dalla testa, con il buchetto, è un fatto storico questo, dire, è un miracolo tecnico, esatto. I pesci sono meglio di voi, io me ne vado, avete disprezzato un profeta, chi lo sa quando il Signore lo rimanda, arrivederci. Ma che sta attenti, perché a volte il Signore non ci rimanda perché c'è nessuno che mi sta a sentire, altre volte il Signore non rimanda perché i predicatori non sono abbastanza santi, e allora il Signore gli chiude la bocca, perché come diceva Sant'Antonio, prima di parlare con la lingua devi parlare con la vita, perché se la vita ti fa incespicare la bocca non parli più, perché se quello predica tu ti alzi e dici scusa, bella la predica, ma comincia tu, capite che non è molto per la quale. Dobbiamo pregare il Signore che ci mandi, che ci parli il suo nome e metterci in condizione di ricevere questi doni. E quando arrivano, non lasciarli scappare, d'accordo? Perché se uno non accoglie il Gesù del Vangelo che gli parla il nome del Signore, il Signore dice arrivederci e avanti altrove. In qualche posto dove qualcuno più degno, come dice Gesù, apre il cuore e l'ascolti. È una delle grazie più grandi che il Signore ci possa fare. Ci parli in maniera autentica e vera in suo nome. Bene, chiediamo per l'intercessione di Santo Antonio e di Maria Santissima che mai ci mandi questi doni, che il Signore non cessa anche oggi di fare alla sua Chiesa. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.